Bagnoni, si chiude l'esperienza biennale alla guida dell'Unione dei Comuni, insomma, che ovviamente l'attività sarà collegiale, lo era prima, continuerà ad esserlo, ma insomma, che unione lascia? Beh, sono stati anni sicuramente intensi. Lasciamo un'unione che con diverse situazioni ancora da affrontare, però con un percorso avviato su tanti aspetti, però sappiamo benissimo che le funzioni delle case sono funzioni importanti, dobbiamo lavorare sicuramente di più e meglio sul discorso del personale, sul sociale, sulla gestione dei rifiuti. Però in questi anni abbiamo cercato di mettere in campo delle azioni che possano, ecco, migliorare i servizi per la comunità. Quindi gli auguri al nuovo presidente Cristina Di Pietro e al vice Anna Cimariconi per un buon lavoro e chiaramente l'impegno mio e degli altri colleghi continuerà per portare avanti sia le programmazioni che abbiamo messo in campo, l'ultima delle quali la candidatura al Comitato Europeo dello Sport, che sarà. Se nel caso dovremmo ottenere il riconoscimento, un'opportunità unica per il nostro territorio, e dobbiamo continuare a lavorare per rafforzare quella unione anche tra le municipalità che ci deve portare a rappresentare veramente un punto di forza della provincia di Teramo e non un punto di debolezza. Quindi dobbiamo farci sentire sempre di più e quindi lavoreremo tutti quanti insieme in questo ambito.